Salve gente, sono in questa location un po' insolita perché mi trovo in un albergo a Vienna e oggi volevo parlarvi di un argomento un po' particolare, ovvero del fatto che spesso le abilità che noi manifestiamo e per cui gli altri ci apprezzano non sono davvero il nostro punto forte o comunque non sono davvero ciò che noi amiamo fare, ciò che noi siamo ispirati a fare. E vi racconto della mia esperienza, del mio caso specifico. Io ho un'abilità innata che non ho mai, diciamo, sviluppato pienamente, non ho mai, su cui non ho mai lavorato davvero, ed è l'abilità nel disegno, cioè io sono bravo a disegnare. Infatti, da bambino ero, diciamo, famoso per questo, cioè tutti quanti, parenti, amici, conoscenti. Daniele, il figlio di Tizio, che è quello bravo a disegnare. Cioè, io ero famoso per essere bravo a disegnare. Quindi ero un artista, cioè mi vedevano come un artista perché sapevo disegnare. E sono cresciuto a tutti gli effetti con questa specie di, come dire, immagine, con questa specie di fama, con questa reputazione di artista. Daniele l'artista, quello che disegna. La realtà è molto diversa. Sì, io mi reputo un artista al momento, ma non per il disegno, per la mia abilità, diciamo, visual, immaginativa, di immagine, di creazione di immagini, ma mi reputo un artista per altre ragioni, che magari vi spiegherò dopo. Il punto è che la mia abilità col disegno è soltanto la punta di un iceberg, di un talento, di un insieme di talenti molto più profondo che diciamo si manifesta in altro modo, cioè, di cui diciamo che il disegno è soltanto un aspetto. A parte il fatto che la mia abilità col disegno è puramente un'abilità tecnica, non artistica. Cioè io non è che sono bravo a immaginare ciò che voglio disegnare, disegnarlo e quindi fare un'opera d'arte, ecco. Io sono bravo meramente a riprodurre ciò che vedo. Cioè, sono bravo a fare ritratti, a fare natura morta, a fare paesaggi, a riprodurre ciò che vedo. Infatti, alle superiori c'era il professore di tecnica, che era anche il vicepreside, che ci faceva fare tipo dei compiti in classe che consistevano nel riprodurre delle trame, tipo dei disegni con delle immagini. Senza copiare, cioè senza mettere il foglio sopra per poi copiare, ma a occhio. E io eccellevo in questo, no? E il professore una volta, a parte che tutti i miei compagni mi facevano fare il compito a me di nascosto, me lo davano il loro foglio, fammelo a me, io lo facevo quasi almeno tutti quelli vicino a me. Allora, una volta il professore gli diede il mio compito e mi disse: Daniele, tu hai copiato. E mi mise due. Perché lui sovrapponeva il foglio, vedeva che era quasi perfettamente allineato e diceva questo deve per forza aver copiato. E invece non era così. Per fortuna avevo anche fatto il compito, sebbene non così preciso, perché ovviamente il migliore doveva essere il mio, comunque l'ho fatto anche ai miei compagni di classe, i quali per questa ragione mi difesero, ovviamente, e dissero, professore, ma non è vero, Daniele è molto bravo per questo. E allora lui disse, va bene, allora se tutti lo difendono significa che deve essere così, e mi mise 10. Ora, questo per dimostrare cosa, no, per vantarmi, ma per dirvi che io non sono un artista, almeno per l'arte figurativa. Io sono semplicemente bravo, ho questa abilità tecnica di riprodurre ciò che vedo. Non sono un artista perché so disegnare. Io so disegnare perché riproduco ciò che vedo. Quindi probabilmente nell'Ottocento, inizio dell'Ottocento, Settecento, sarei stato un ricchissimo perché sarei stato bravo a fare i ritratti, visto che all'epoca erano ben pagati. In ogni caso, la mia vera abilità è un'altra ed è emersa, diciamo, nel suo insieme, quando ho iniziato a programmare, a creare, a sviluppare videogiochi. E nello specifico il mio solo progetto, unico progetto, che sarebbe Dino System, che in questo periodo qui a Vienna sto mostrando al Festival Reversed, che è un festival che tratta appunto di videogiochi indipendenti. Ora, perché dico questo? Perché nello sviluppo di videogiochi non c'è soltanto l'arte figurativa, che comunque è molto,
come dire, è molto importante per lo sviluppo di un videogioco, visto che è necessario anche creare la grafica. Ma ci sono un sacco di altri aspetti che in sinergia contribuiscono a creare il videogioco e a creare l'esperienza del videogioco. Tutti questi aspetti insieme, diciamo che richiedono un certo tipo di abilità, ma l'abilità che emerge di più, soprattutto quando si parla di un videogioco come il mio, come quello che sto sviluppando io, che è un simulatore di ecosistema naturale a tutti gli effetti, quindi molto complesso come meccaniche, l'abilità più importante è quella della logica, è quella di organizzare gli eventi, le meccaniche, dei vari sistemi e sottosistemi del videogioco, quindi il meteo, la fertilità del terreno, l'intelligenza artificiale degli animali, le varie meccaniche fisiologiche del personaggio, eccetera, eccetera. Ora, organizzare tutte queste cose richiede una grande abilità logica, una grande capacità di appunto organizzazione di vari sottosistemi che interagiscono tra di loro per generare un'esperienza di gioco e non soltanto, nel mio caso, anche di un mondo di gioco che vive di vita propria in un certo senso. Ed è questa la mia vera abilità, quella di visualizzare. È un'abilità creativa, oltre che tecnica, molto tecnica, ma è un'abilità che è molto più profonda di quella di disegnare, ecco. Soprattutto nel mio caso, in cui l'abilità nel disegno consiste soltanto nel riprodurre ciò che vedo, non nel creare qualcosa da zero. Perché ciò che io immagino, ciò che io, diciamo, concepisco nella mia mente, non riesco a esprimerlo, col disegno. Io col disegno, come ho detto, il disegno riesco a copiare ciò che vedo, ma ciò che immagino riesco a esprimerlo col codice, ecco, con gli eventi nel gioco, con le meccaniche di gioco, ecco. Ed è così che emerge pienamente la mia creatività. Quindi, sono sicuro che molti di voi saranno in una situazione molto simile, cioè quella di essere riconosciuti per qualcosa che in realtà non vi appartiene davvero. E non magari non essere riconosciuti, almeno nel vostro contesto familiare, nel vostro villaggio, nel vostro paese, se vivete in un'isoletta come me, ovviamente è normale, non essere riconosciuti per quello che voi davvero sapete fare, sapete di saper fare, che magari è anche molto più profondo, molto più complesso, molto più appagante, molto più interessante di ciò che gli altri vi attribuiscono di saper fare, ecco. Ecco perché sono qui a Vienna, del resto. Sono qui a Vienna perché qui trovo persone che condividono la mia vocazione, le mie abilità, le mie aspirazioni e che quindi sanno leggere tra le righe di ciò che dico, di ciò che faccio e diciamo sono in grado di comprendere il mio lavoro, a differenza di delle persone che vivono nel mio contesto, il piccolo contesto caprese. Ebbene, questo era l'argomento del video e ci vediamo al prossimo video.